ringrazio tutti coloro che sono presenti qua. Lei oggi ha presentato una lista di 23 candidati. Quali sono i loro punti di forza secondo lei? Ma innanzitutto che trasferiscono dal loro mondo di appartenenza, sia esso professionale che studentesco, dal mondo anche diciamo legato al mondo delle pensioni e dei pensionati, trasferiscono il loro sapere, la loro esperienza, il loro know-how, come si dice, e conoscono la città, conoscono i bisogni della città, conoscono i cittadini di Fano, conoscono le ragioni per le quali il sindaco che loro sostengono può essere un buon sindaco. Cerchiamo di essere rappresentativi dell'insieme della società italiana. Tiziano Busca, per lei oggi è la doppia candidatura. Quali sono le sue sfide? Le sfide sono soprattutto quelle di riportare la politica al centro di questa città, nella speranza che ritorni quel sentire comune che appartiene alla tradizione socialista. Abbiamo presentato la lista del PSI perché riteniamo che questa città abbia bisogno davvero di ritrovare quell'umanità, quei valori, quei sentimenti che hanno distinto la crescita di Fano negli anni e soprattutto sotto le guide dei sindaci socialisti. In questo momento la scommessa è molto alta, siamo convinti di aver raggiunto un obiettivo importante. Marchigiani sicuramente sarà lo sfidante di Ser Filippi, perché questa città ha avuto un'offerta politica nuova, quella dei progressisti, che possono riportare nuovamente il centro-sinistra al governo di Fano. Grazie Stefano.